il Principato di Seborga. A partire dagli anni 50 del XX secolo, alcuni membri della comunità di Seborga hanno rivendicato un'indipendenza dalla Repubblica Italiana, in virtù di un presunto antico status di principato di cui la località anticamente avrebbe goduto, ritenendo non valida l'annessione al Regno di Sardegna. I cittadini di Seborga eleggono perciò anche un principe con funzioni prettamente simboliche. Il ruolo è stato svolto dal 14 maggio 1963 fino al 25 novembre 2009, data della sua morte, da Giorgio Carbone, Giorgio I. Dal 25 aprile 2010 al 10 novembre 2019, da Marcello Menegatto, Marcello I. E dal 10 novembre 2019, da Nina Menegatto, Nina. Prima donna a ricoprire la carica, la principessa è coadiuvata da un consiglio di 9 ministri, privi di potere legale. Il principato conia una moneta, chiamata Luigino, nome ispirato a quello delle monete coniate nel XVII secolo, senza alcun valore legale, ma utilizzata come buono spendibile in città, che ha suscitato un certo interesse nel mondo del collezionismo numismatico. Il valore dato al cosiddetto Luigino è fissato in 6 dollari statunitensi. Seborga ha anche proprie targhe automobilistiche che, però, non possono essere utilizzate se non a latere di quelle italiane. Vengono poi distribuiti ai richiedenti passaporti e patenti di guida recanti l'effigie e i timbri del Principato che hanno unicamente funzione folcloristica e di promozione turistica. La pretesa indipendenza del Principato sarebbe, secondo molti, soltanto una trovata pubblicitaria per attirare turisti e investitori. Il sedicente Principato, analogamente alle altre micronazioni, non vanta alcun riconoscimento internazionale. L'Italia esercita de jure e de facto la giurisdizione sul territorio seborghino. Chiesa parrocchiale di San Martino di Tours. La prima fondazione dell'edificio di culto risale alla prima metà del XVII secolo. La facciata, affrescata nel 1928 in stile barocco, si presenta colorata su 2 ordini scandita da colonne e lesene e un'ampia vetrata al di sopra del portone d'ingresso. Oltre ad un calice datato al 1575, conserva una statua lignea raffigurante la Madonna con il Bambino di manifattura provenzale o spagnola. Palazzo dei Monaci, antistante la parrocchiale di San Martino. Il palazzo fu l'antica dimora locale seicentesca dei monaci di Lerino, della zecca del Principato e, dopo l'annessione al Regno di Sardegna, sede del municipio e delle scuole statali. Oggi l'edificio è di proprietà privata e convertito all'uso abitativo. In antichità l'accesso al nucleo storico di Seborga era chiuso da 4 porte, Porta San Martino, Porta San Bernardo, Porta del Sole. Dell'accesso a nord del paese rimangono solo le tracce dei cardini.